schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi che si fa con la base operativa, anzi nella base operativa con la Venger, l'aiuto di un amico, l'auto che vogliamo duplicare e un'auto da sacrificare. Quante più auto abbiamo da sacrificare, ovvero LGR, H8 o Faggio, quante più duplicazioni potremo fare. Allora, è il glitch dell'Avenger sostanzialmente, però con qualche piccolo cambio. Allora, la prima cosa che dovremo fare ragazzi è andare nell'Avenger con il nostro amico e premere freccia a destra e entrare nell'officina. Dopodiché saremo entrati nell'officina, premeremo cerchio e andremo su esci dalla base operativa. Dovremmo schiacciare esci dalla base operativa e immediatamente andare sul lettore multimediale e sospendere l'applicazione. Il vostro amico automaticamente avrà il black screen e rimarrà in quella schermata, e ovviamente se lo fate abbastanza velocemente, perché ci può stare anche che non succeda. A me una volta sola è successo che il mio amico non è rimasto con lo schermo nero. Una volta fatto ciò ragazzi, vi troverete in una nuova sessione. Il vostro amico che cosa dovrà fare? Dovrà andare nella schermata di parti e dovrà fare un giochiamo insieme, come state vedendo. Quindi andrà ad invitarci, mentre noi saremo in un'altra sessione, andrà ad invitarci, farà giochiamo insieme in maniera tale che noi potremo unirci nuovamente alla sessione dove si trova il nostro amico, mentre che è in schermata nera. Quindi io sto accettando l'invito e andrò a rientrare nella sessione dove andrò a fare il glitch, insomma, no? Dove stiamo facendo il glitch, ragazzi. La sessione può essere pubblica o a inviti, però io consiglio a inviti, così non avete rotture di coglioni, gente che sta lì e vi rompe la minchia mentre state facendo gli spostamenti. A questo punto, tornati nella sessione, ragazzi. Come potete vedere, abbiamo il nostro amico che è buggato, quindi abbiamo un'attività creata da Rockstar, missioni. Un lavoro da titano, però potete avviare qualunque cazzo di missione volete, non è per forza il lavoro da titano. Io avvio sempre quella perché quella è la prima. E quando sarete dentro, il vostro amico che cosa dovrà fare? Dovrà andare in party e fare partecipa a sessione, ragazzi. È semplicissimo. Noi premeremo cerchio e rimarremo nella schermata nera. Allora, il nostro amico accetterà il primo messaggio. Quando accetterà il primo messaggio, noi usciremo e lui accetterà il secondo messaggio. Automaticamente sarà in grado di muoversi nella base operativa e, come vedete, è invisibile al radar, ragazzi. Il glitch è abbastanza semplice. Cercherò di portare il metodo anche per chi ha Xbox One, perché questo metodo è solamente per gli utenti PS4, quindi cercherò di portare il metodo per Xbox One. E nulla, continuiamo con il glitch, ragazzi. A questo punto che cosa dovete fare? Uscite dalla vostra base operativa, chiamate una LGR H8 o un Faggio, un'auto o una Vespa che volete sacrificare, e una volta fatto ciò, quando vi è arrivata, che la vedete in mappa, rientrate nella base operativa e continuate a fare il glitch, ragazzi. Quindi a questo punto entreremo nella nostra base operativa e andremo a fare il glitch. Diremo al nostro amico di mettersi dietro, di lato, un pochino distante dall'auto, ragazzi, e di tenere premuto triangolo. Io solitamente faccio mettere chi mi aiuta qui dietro. Mentre il nostro amico sta salendo, noi scenderemo.
a questo punto passerà alla guida e saremo pronti per poter fare il glitch. Il glitch è lo stesso di sempre, ragazzi, quindi che cosa dovrà fare il nostro amico? Dovrà andare a parcheggiare l'auto incastrata. Metterà l'auto incastrata nel punto dove noi vogliamo, o meglio qui, ragazzi, dove andremo a teletrasportarci. E una volta fatto il tutto, l'unica cosa che dobbiamo fare è assicurarci che l'auto ci teletrasporti, cioè che il personaggio, scusate, si teletrasporti nell'auto, come state vedendo. Adesso facciamo un paio di prove e come vedete il personaggio si teletrasporta. L'unica cosa che dobbiamo fare è metterci vicino all'uscita e premere X e triangolo insieme. X per uscire dalla base e triangolo per salire nell'auto. Se tutto andrà bene vi troverete con l'auto fuori, vi troverete con l'auto fuori dalla base operativa, con la targa cambiata, e sarete pronti per fare il glitch. Cioè, per fare, avete già fatto il glitch, ragazzi, la duplicazione è avvenuta, scusate oggi ma sono un po' rincoglionito, la duplicazione è avvenuta, chiamate il vostro centro operativo, mettete l'auto dentro il centro operativo e poi la mettete in garage, ragazzi. Il glitch è semplicissimo, una cazzata, insomma, è cambiato solamente un piccolo passaggio, secondo me è ancora più facile rispetto a prima e funziona benissimo, ragazzi. Che altro dire? Potete fare tutte le auto che volete con questo glitch, una dietro l'altra, l'importante è che abbiate un amico che vi aiuta. Non servono targhe personalizzate perché le auto che andrete a duplicare avranno la targa dell'auto che voi sacrificherete e quindi non avrete nessun genere di problema per quanto riguarda le targhe personalizzate. Detto questo, ragazzi, il glitch finisce qui. Proverò a caricare quello per gli utenti di Xbox One. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.